mattina, amici di Mercato Totale, riprendiamo i collegamenti con gli amici di Aram che abbiamo interrotto perché eravamo in ferie sostanzialmente, avevamo fatto fino a luglio e tanto per restare in un clima un po' balneare, questa volta andiamo nelle Marche e a Macerata. Buongiorno a Luca Gaspari. Ciao Luca. Buongiorno a te Giancarlo e buongiorno a tutti i nostri amici ascoltatori. Senti, ma siamo alla fine di settembre, ma è ancora tempo balneare oppure già c'è... Perché qui siamo già quasi con i termosifoni accesi al nord. No, no, qui da noi anche questo weekend è stato un bel weekend, caldo e si poteva tranquillamente andare ancora al mare. Tranquillamente, senza problemi. Beati voi, beati voi. Allora, Luca Gasparri, storico esponente nelle Marche di Arame, ovviamente. Storico perché quando si ha una certa età si diventa storici inevitabilmente. Io sono storicissimo in questo senso. Va bene. Senti, Luca Gasparri, dimmi, raccontami un po', poi parleremo anche di te e della tua agenzia, ma nelle Marche quanti siete con Arame, che cosa fate, come siete strutturati? Tu sei vicepresidente, se non sbaglio, no? Sì, nelle Marche l'Arame storicamente era insomma una bella associazione con sede in Ancona, la stessa sede della FNARC, che è la Federazione Nazionale Centri Rappresentanti di Commercio, quindi nella stessa sede della FNARC noi abitualmente siamo sempre stati lì insieme con loro, anche perché praticamente molti associati Arame erano anche associati FNARC, quindi era anche una, diciamo, una convenienza reciproca per tutti automaticamente. Col tempo ovviamente l'Arame, diciamo che ha subito quello che ha subito un po' tutte le associazioni, quindi c'è stato un ovvio calo di presenze, poi anche alcuni fondatori sono andati in pensione, quindi ci hanno lasciato tutto quanto, ecco. Diciamo che mancano un po' i giovani che si affacciano a questo lavoro, perché purtroppo ci sono pochi giovani che si affacciano a questo lavoro. Scusa, quindi... fammi capire bene, vuoi dire che ci sono pochi giovani per l'associazionismo o pochi giovani per fare gli agenti di commercio? Ci sono pochi giovani che fanno proprio questa attività di agente di commercio nel settore del materiale elettrico, quindi già la regione Marche è piccola e quindi ci sono anche pochissime agenzie strutturate come nel nord, Lombardia e Veneto, che hanno, ecco, quindi già da noi il singolo è bello, diciamo, automaticamente, perché ovviamente la regione Marche ha la sua, ha questa piccola potenzialità di fatturato e quindi è, diciamo, naturale avere molte aziende per avere un fatturato piccolo. Purtroppo l'espressione della regione Marche è quella lì, non è che non siamo la Lombardia. Però scusa Luca, nella tua regione, adesso facciamo un po' di pubblicità, mi pare che ci siano alcune aziende fortemente territoriali come la Rema Tarlazzi, come la Edif, oltre a Sone, perché ovviamente è dappertutto. Quindi voglio dire, non è che abbiamo fatto nomi di piccole botteghe, insomma, abbiamo fatto nomi di grandi organizzazioni nazionali. Assolutamente sì, beh, c'erano anche prima e quindi si sono raggruppati, si sono ovviamente concentrati, grossisti acquisendo le piccole realtà locali o il piccolo grossista locale, quindi diciamo che il numero dei punti vendita è rimasto invariato, il numero delle partite IVA praticamente si è ridotto ai minimi termini, direi, quindi... Certo. E intanto devi dirmi chi è il presidente di Arame Marche. Il presidente è Luciano Tirabassi della TEG Rappresentanze con sede a Ascoli Piceno, quindi presidente storico, perché è sempre stato lui. Quando si è in pochi si è sempre lo stesso giro, che partita di giro, insomma. Senti, e come agenti lì nelle Marche? Avete qualche problematica specifica legata al territorio oppure tutto fila liscio? No, purtroppo qui la problematica maggiore è i lavori nelle gallerie dell'A14 da Grotta a Mare verso San Benedetto, perché ormai sono tanti anni che ci troviamo in coda e ogni volta che andiamo verso sud è una sorpresa, cioè, è il rischio di non sapere a che ora arriviamo, a che ora rientriamo a casa, perché effettivamente quel tratto di autostrada con i lavori che ci sono in corso è diventata veramente un'incognita notevole, ma ne abbiamo anche parlato anche in sede sindacale a livello nazionale, che proprio, ma anche all'ora del pranzo non c'è un orario, dice io parto all'ora del pranzo perché così almeno non trovo la coda,
fermo lì sperando di arrivare alle 2:30 dal primo cliente in modo da poter, quindi rischiamo pure di saltare il pranzo praticamente. Senti, e questi distributori che abbiamo citato e magari qualche altro più piccolino, che tipo di clientela hanno? Cioè piccoli installatori o installazioni, oppure ci sono anche delle commesse più interessanti? No, beh, i grossisti da noi lavorano a 360 gradi, quello è indubbiamente, quindi sia dal piccolo installatore, dal piccolo artigiano, fino al grosso installatore, al contractor, all'industria, lavorano a 360 gradi. Ecco. Poi, come ben sai, anche nel settore elettrico c'è stato uno spostamento verso il settore ITS, quindi ci sono grossisti che stanno andando verso il settore ITS, quindi anche installatori idraulici sono entrati nella fascia di clientela del grossista di materiale elettrico. Quindi voi agenti delle Marche, avete anche la rappresentanza di aziende del settore idrotermosanitario? Ma ci stiamo affacciando al settore idrotermosanitario. Io in particolare ho una mandante che mi ha dato anche il settore ITS, che già avevo nel settore elettrico, quindi mi ha ampliato il mandato anche per il settore ITS e sto approcciando nel settore ITS anche prodotti per il fotovoltaico. Non ti nascondo, perché il settore ITS si sta già organizzando per entrare nel mercato del piccolo fotovoltaico, quindi ha già dei suoi punti di riferimento, ha già dei suoi fornitori, ha già dei suoi personaggi specializzati nel fotovoltaico, e quindi diciamo che quando ho scoperto che c'è questa chiamiamola new entry nel mercato, ovviamente anche io mi sono fatto avanti. Quindi visiti anche distributori di idrotermosanitario? Sì, anche perché ritorniamo al punto di partenza, sono rimasti pochissimi grossisti di materiale elettrico che certo. Si godono sul palmo di una mano, quindi su quell'altro palmo della mano ci possiamo mettere quegli altri quattro grossisti di materiale ITS. Poi noi sappiamo che fino alla cintola d'Italia, quindi Lazio, Marche, calano i famosi 3C della grande distribuzione idrotermosanitaria, cioè Cambielli, Comini, e il terzo adesso non me lo ricordo, Clerici ovviamente. Quindi avete a che fare con fior di aziende assolutamente di grande valore. Sì, anche noi abbiamo le 3C, come giustamente l'hai nominato tu, e anche il CRM che fa parte dell'Hydroexpert e la Fenice giù a Portolasco. Quindi praticamente questi completano il panorama del settore ITS. Come ti dicevo, è l'altra mano, la destra prima e la sinistra. Quindi abbiamo due mani e quindi riusciamo tranquillamente a visitare il mercato. Certo. Hai il tuo da fare. Senti, quindi a questo punto, per concludere, parlami un po' della tua agenzia, che si chiama Luca Gasparri, quindi non la solita sigla, ma nome e cognome, diciamo. Beh sì, l'agenzia è un'agenzia omonima perché, vabbè, Luca Gasparri, tra l'altro, è figlio di un installatore, la ditta Fratelli Gasparri Impianti Elettrici di mio padre e di mio zio, che ha operato per 50 anni nel Maceratese come ditta Impianti Elettrici. E poi, mentre io d'estate praticamente facevo l'elettricista con Babbo, vedevo passare tutti questi rappresentanti, tutti ben vestiti, con questi macchinoni. Dicevo, ma guarda questi, come se la passano bene, no? Ho detto, ma capito? Ma fammi un po' capire com'era e funziona il lavoro del rappresentante, tutto quanto. Quindi, dopo un anno di impianti elettrici con mio padre, prima di farmi militare, dopo il militare, diciamo, ho approcciato e sono entrato come promotore tecnico-commerciale per un'agenzia che faceva Marche Umbria per grossi mandati. Poi nel 95 mi sono messo in proprio e sono partito con dei mandati miei, e dal 95 a oggi ovviamente sono in pista con diversi mandati. Quindi hai fatto il salto della barricata, adesso godi, te la passi molto bene. Beh, passarla bene è una parola grossa, perché questo L'hai detto mercato. tu che li invidiavi quando li vedevi.
Sì, ma all'epoca loro era veramente, erano gli anni 90, quindi loro se la passavano bene, perché loro veramente, non so quello che è successo dal 90 a oggi, che praticamente guadagniamo meno noi che il rappresentante del grossista in materia elettrica, quindi c'è stata un'evoluzione. Vabbè, senti Luca, tu mi hai detto che sei vicepresidente di Arame nelle Marche, ma mi hai detto che per Arame hai fatto praticamente tutto, non in vita tua. Ecco, ma la domanda finale è questa: che cosa fa il vicepresidente di Arame nelle Marche? Qual è il ruolo preciso? Qual è l'impegno? Ma praticamente io cerco di tenere i contatti con tutti gli associati, ma soprattutto con i non associati, per cercare di portarli insieme verso questa casa comune che è l'Arame, praticamente. Certo. Quindi il mio compito è principalmente un compito di relazione, di pubbliche relazioni, cioè di relazioni proprio con i nostri colleghi, per cercare. Molti mi chiamano anche per consigli, consulenze varie, anche perché, ti ripeto, non faccio parte solo dell'Arame, ma anche della FNARC da 30 anni. Quindi ho tutte e due le vesti, sono vicepresidente anche della FNARC, quindi automaticamente ho tutte e due le vesti insieme. Sei un accumulatore seriale di poltrone, diciamo così. No, non remunerate, non remunerate. Giancarlo. Purtroppo non me paga nessuno. Però vabbè. Allora, diciamo che la soddisfazione grande è quando i colleghi mi chiamano e insieme risolviamo le situazioni. Cioè, è una grossa soddisfazione per me avere questo rapporto con i colleghi in questa maniera. Va bene, abbiamo fatto questa mattina questa simpatica chiacchierata con Luca Gasparri, vicepresidente, ricordiamolo, di Arame nelle Marche. Non mi resta che salutarti e ringraziarti. Grazie Luca e a presto. Grazie a te, ciao Giancarlo, grazie a tutti.